Dopo l'emergenza terremoto a Firenze, l'incontro nazionale dei volontari dell'ANPAS, l'associazione nazionale che raggruppa le pubbliche assistenze, c'era per noi Paola Nappi. Ad un anno dal terremoto, gli oltre 2.000 volontari dell'ANPAS che hanno soccorso e assistito gli aquilani nei momenti dell'emergenza si sono ritrovati a Firenze da tutta Italia per una giornata di festa e di riflessione. Ho incontrato gente incredibile lì, sia persone del posto che volontari. Qual è il senso della giornata di oggi per voi? Ritrovarsi. 70.000 in tutto i volontari intervenuti in Abruzzo e 180 le aree di accoglienza, quasi 20.000 i giorni complessivi di servizio per i volontari dell'ANPAS. Il valore di questa giornata è ricordare che la protezione civile è fatta di uomini e di volontari, che sono il legame l'unico legame che ci è rimasto rispetto a chi usa in modo scorretto il valore della solidarietà per plastificare la realtà. Sarà compito del volontariato, anche del volontariato, soprattutto dovrebbe essere compito delle istituzioni, ma sarà compito anche del volontariato. Noi come ANPAS ci stiamo già impegnando a far sì che questo tessuto sociale venga di nuovo ricomposto per creare veramente una città e che non siano solo quartieri dormitorio o comunque realtà che non hanno più niente di socializzante. A Firenze fra i volontari, anche gli aquilani, un legame fra loro che va molto oltre l'emergenza. Loro tutti mi hanno dato da rivivere, mi hanno dato la voglia di tornare a vivere. L'ANPAS. Senta, dove abita adesso? Sono in albergo.